Allora, per il signor sindaco c'è un posto a sedere? Qui c'è un conto io. C'è un posto a sedere, signor sindaco? Va bene. Signor sindaco, si metta lì a sedere. C'è il posto a sedere, forza. È il padrone di casa il signor sindaco. Si piega, che si piega in piedi? Magari così padrone. Non è mia. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Grazie a voi della vostra presenza. Un grazie particolare lo devo alla nostra socia e amica Cristina Becchi, che verrà fra poco. Nel frattempo c'è in rappresentanza sua la Carlotta Tai, che ha sempre collaborato. Il motivo è che la Cristina Becchi, con il suo interessamento determinante, ha potuto realizzare questa nostra aspettativa. Grazie a tutti i volontari che hanno fattivamente contribuito alla sistemazione dei locali in modo da rendere decorosa ed accogliente la nostra sede. Il nostro gruppo Mugello fa parte della sezione CAI di Firenze, la quale è stata costituita nel corso della seconda metà dell'Ottocento al tempo di Firenze Capitale ed è stata la prima sede CAI dopo la fondazione di Torino. La presenza del CAI nel territorio del Mugello è estremamente radicata nella popolazione locale, che in passato si riferiva oltre alla sezione di Firenze a quella di Pontassieve. I principi fondamentali del nostro sodalizio sono soprattutto quelli del rispetto, della tutela della natura, del nostro paesaggio e della solidarietà fra i soci e gli iscritti. Questa sede, secondo le nostre intenzioni, con la biblioteca, le numerose riviste e pubblicazioni di varia natura, aperta a tutti, rappresenta un punto di socialità per la popolazione locale e un punto di incontro fra i giovani. Questo noi speriamo. Per quanto riguarda la nostra attività e i nostri programmi, passo la parola al nostro Presidente, lo vedo o no? Vediamo, ancora non è arrivato. Allora nel frattempo facciamo parlare Giancarlo Bellini, d'accordo? Sì, il Presidente dovrebbe arrivare perché sta facendo un corso d'alpinismo e è un po' distante da qui. Ha promesso che sarebbe venuto, bisogna vedere com'è la situazione nel viale. Allora buonasera a tutti, io sono il coordinatore delle attività della sentieristica della sezione di Firenze. Per noi della sezione di Firenze oggi è una giornata particolarmente importante perché sono anni che avremmo avuto piacere di avere una base logistica in questo territorio e il fatto oggi che il comune di Borgo San Lorenzo ci ha consentito di averla per noi è stata una grande opportunità e cercheremo di portare la presenza del CAI in una maniera più ampia su questo territorio. Il CAI ha una storia lunga in questo territorio perché ha cominciato a tracciare i sentieri, qualcuno nella nostra sezione, ma nel CAI in generale una sessantina d'anni fa cominciò a dire ma perché non si segnano i sentieri per facilitare l'orientamento a chi non ci sa andare in montagna? E da allora cominciò la storia del tracciare bianco-rosso. E io in questo momento ricordo volentieri, con gratitudine e affetto, il grande lavoro che fece la Piera Ballabio, che affiancò le nostre persone di allora e fecero uno studio dettagliato per andare a recuperare tutte le vie che facevano le persone del luogo per lavorare, per trasferirsi, e quindi i sentieri nacquero in questa maniera. Da allora il CAI ci ha cercato sempre
di mantenerli. E diciamo che dal 2009 c'è anche un accordo con l'Unione dei Comuni che ci dà un rimborso di spese per poter fare questa attività. Nel territorio del Mugello agiscano più sezioni CAI. Nel versante della Romagna Toscana i sentieri li curano le sezioni di Imola, di Lugo, di Romagna e di Faenza, perché ovviamente loro non avevano la montagna e quindi come CAI avevano bisogno di un territorio da custodire. E quindi noi lavoriamo fino al crinale, diciamo, a parte alcuni sentieri particolari. E l'attività degli ultimi anni è diventata molto più complessa. È inutile lo dica ai sindaci, le bombe d'acqua, le frane, le cadute di alberi, ma tutti quelli che vanno in giro per il territorio si rendano conto che la situazione è diventata molto complessa. E quindi io approfitto di fare un appello a tutta la cittadinanza, alle associazioni, alcune si sono già proposte. Bisogna lavorare come comunità, non si può pensare che solo il CAI pensa a mantenere la fruibilità dei sentieri. Qui in Mugello ci sono 800 chilometri di sentieri e sono un'esagerazione per dei poveri vecchietti come sono io e più o meno altri che hanno qualche anno in meno, ma senza esagerare. Quindi ci vuole un impegno da parte di tutti quelli che vogliano partecipare e dei comuni, perché ci sono dei lavori che non possono essere fatti dai volontari. Le frane, penso, gli alberi enormi, ci vogliono delle ditte e lo fanno di mestiere, ovviamente. Quindi faccio un appello a tutti perché il patrimonio del nostro territorio escursionistico, le infrastrutture, diventino un patrimonio di tutti. La presenza di questa sede ovviamente mi impone di fare dei ringraziamenti. Io in primo luogo vorrei ringraziare i nostri soci che si sono impegnati e hanno dato la loro disponibilità, perché l'idea l'avevamo da tanti anni ma non riuscivamo a trovare qualcuno che si facesse carico di questa attività, che ovviamente non poteva essere gestita da Firenze. Quindi li ringrazio per il loro impegno, la loro disponibilità e tutto il lavoro che hanno fatto, che avrete modo di vedere chi non l'ha visto. Poi ovviamente ringrazio l'amministrazione di Borgo San Lorenzo, c'è qui il sindaco ma anche l'amministrazione precedente che ovviamente si è impegnata dopo che erano 3 anni che cercavamo una sede e devo dire onestamente che tutti i sindaci si erano impegnati da fare. C'è la Cristina Becchi che è stata una delle protagoniste, vieni Cristina dalle nostre parti e poi dopo interverrai, grazie, stavo ringraziando del vostro impegno nel trovarci la sede. Però il CAI non è solo la manutenzione dei sentieri, il CAI ha una storia di cultura e fa cose da un certo punto di vista anche più importanti. La cosa più importante che fa il CAI è la formazione. Abbiamo dei soci, istruttori, che insegnano in tutte le discipline, si può andare in montagna in tantissimi modi e queste persone insegnano a farlo in sicurezza, perché purtroppo spesso si trova persone che sottovalutano i rischi inevitabili che ci sono nell'andare in montagna. Quindi noi organizzeremo corsi, organizzeremo serate per parlarvi della montagna dal punto di vista
geologico, ambientale. Vorremmo portare la conoscenza del CAI di questi 160 anni di storia e di cultura accumulata anche in questo territorio. Sarà un modo per frequentarsi e per imparare a conoscerci meglio. Quindi io ringrazio tutti voi della vostra partecipazione e passo la parola al sindaco, che ci fa un saluto e grazie per questa grande opportunità che voi ci avete offerto. Grazie a tutti, credo che oggi è una giornata particolarmente felice per Borgo San Lorenzo. Ovviamente io prendo i frutti di un lavoro che hanno fatto altri prima di me, l'amministrazione precedente, che ha raggiunto questo accordo con Rete Ferroviaria per l'utilizzo di questo immobile, di una parte di questo immobile. Credo però che la rivalorizzazione di questa stazione, un punto così importante per Borgo San Lorenzo, ma non solo per Borgo San Lorenzo, era nel sentire di tutti, era nel programma un po' di tutti. E questa inaugurazione di oggi, questi locali del CAI, l'appartamento al primo piano, sono, mi auguro, il primo passo poi per cercare di far tornare la stazione ad essere un luogo vissuto da tutti coloro che usano il treno, ma non solo. Quindi speriamo prossimamente poter riaprire il bar, cercheremo, anche se le questioni con Trenitalia non sono mai facili, di cercare di riaprire perlomeno la biglietteria qualche giorno la settimana. Vi annuncio che il 24 di questo mese faremo un consiglio straordinario sulla Faentina, data la disponibilità dell'assessore Baccelli, e quindi parleremo alla Regione Toscana e Trenitalia di quelli che sono stati i lavori e quelli che sono stati anche i disservizi finiti i lavori, perché noi avevamo finiti i lavori di tornare a un utilizzo normale della rete. Purtroppo siamo incappati in una settimana, da questo punto di vista, disastrosa, con cancellazioni e soppressioni di treni. Quindi oggi però dobbiamo essere felici che si raggiunge questo risultato, perché la presenza del CAI all'interno della stazione rende vitalità alla stazione, è un punto di riferimento non solo per coloro che scelgono il Mugello per svolgere attività trekking, come veniva detto prima dal rappresentante dell'associazione. Il CAI si è preso anche l'incarico di mantenere e curare questo giardino che è davanti alla stazione. Tutti siamo coscienti che la rete sentieristica del Mugello, prima ci sono stati dati numeri importantissimi, è un'attrattiva turistica non secondaria. Si sbaglia a sottovalutarla, perché negli ultimi anni soprattutto il turismo lento, il turismo che sfrutta la sentieristica, è aumentato in modo considerevole. Una dimostrazione è la Via degli Dèi, ma ci sono anche tante altre idee e progetti che riguardano il nostro territorio e che verranno presentati e attuati nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Quindi la presenza del CAI nella stazione di Borgo San Lorenzo, questa sede, è davvero un bel risultato. Mi auguro che diventi un punto di riferimento non solo per coloro che amano camminare nel nostro territorio, ma per tutti coloro che amano il Mugello. Grazie. Grazie signor sindaco Stefano Romagnoli. Chiamo a parlare la sindachessa di Vaglia, del comune di Vaglia. Se vuol dire qualcosa anche lei, ci fa piacere. Due parole di conforto. Grazie. Conforto fa sempre bene a tutti. Innanzitutto grazie a voi, grazie al CAI che come sempre svolge un ruolo sociale importante, grande aggregatore, come è stato detto dagli amici del CAI, tante sono le sezioni anche a noi vicine. E non mi dilungherò, perché ci aspetta poi un momento importante degli amici qua alle mie spalle. Intanto vi ringrazio e rinnovo la disponibilità appunto anche del nostro territorio a fare squadra. L'abbiamo dimostrato, lo stiamo dimostrando e ce lo stanno dimostrando le cittadine e i cittadini che si uniscono anche da noi nel nostro territorio, nella voglia di fare qualcosa insieme e di crescere anche insieme, perché da soli
sappiamo che non si fa niente, ecco, non si va lontano, le squadre della montagna, i gruppi della montagna ce li insegnano e ci rinnovano questo monito a riunirsi e a, come dire, creare anche dei progetti nei quali si può star bene insieme. Noi, ecco, vi ringraziamo perché per noi amanti della montagna, e mi ci metto anch'io in primo luogo, siamo, come dire, sempre ben disponibili a trovare un momento di sinergia. Quindi grazie al sindaco, grazie a voi, e noi, come dire, rinnoviamo la nostra disponibilità di Vicini di Casa. Grazie a tutti voi, buonasera. Grazie, grazie al signor Di Vaglia, Silvia Catani. Ora è il momento di chiamare Cristina Becchi, che è stata la insomma, quella che ha fatto tutto per avere questo nostro grande sedi. Innanzitutto mi scuso per la mise, ma era a fare la mamma ai Salesiani con i bambini, quindi ovviamente ero più adatta a quell'ambiente che a questo, però ci tenevo a esserci qui oggi perché è una giornata importante. Abbiamo lavorato 3 anni sì, per riuscire ad avere questa sede. Siamo riusciti a fare un match tra quella che era l'esigenza di valorizzare un ambiente bello, importante come ovviamente la stazione, e le necessità di un'associazione che ovviamente ha un ruolo fondamentale all'interno della nostra comunità. Il CAI è importante perché? Perché non soltanto fa turismo, ma il CAI è importante perché fa sicurezza e insegna anche, può insegnare anche come si deve transitare, come si deve davvero vivere la montagna. Qui troveremo degli spazi che non soltanto ci permetteranno e permetteranno al CAI di fare comunità e quindi di fare aggregazione, ma ci saranno anche degli spazi dove si racconterà ciò che siamo, racconteremo il nostro territorio, la nostra bella montagna, quindi credo che sia importante soprattutto in un luogo strategico come la stazione. Quindi qual è il luogo migliore se non qui dove i viaggiatori passano, qui dove i percorsi possono partire da qui, dove la gente arriva per poi vivere il nostro bel paese, quale luogo migliore poteva essere se non metterci chi questo paese ci permette di viverlo davvero bene, cioè ci permette davvero di vivere i nostri sentieri, la nostra montagna in maniera in sicurezza e in maniera, diciamo, coscienziosa, perché purtroppo sappiamo che quando si cominciano i periodi estivi qualche cosa succede proprio perché non c'è la coscienza e la consapevolezza di come si transita e di come si vivono le nostre montagne. Quindi è stato un match importante, un match in cui ci abbiamo creduto, e credo che sia un valore incredibile per Borgo San Lorenzo avere la sede del CAI Mugello, cioè vuol dire che qui diventiamo il centro di un territorio importante che vede nella montagna il proprio futuro. Quindi io ringrazio Romano, ringrazio il presidente, ho detto giusto, vuol dire come? Ex. Ah, ok. Allora lo ringrazio lo stesso perché anch'io sono un ex, quindi diciamo che viviamo, ringrazio l'altro ex e vi auguro davvero di fare un grandissimo lavoro, ma su questo ne sono convinta perché siete dei vulcani. Quindi grazie davvero per tutto quello che avete fatto in questi anni e per quello che farete in futuro. Grazie. La signora Cristina Becchi si è anche commossa perché le sue parole in effetti ci hanno colpito al cuore. Io vedo fra il pubblico Stefano Rinaldelli, il soccorso alpino, che è un servizio importantissimo, che spero che ci parlerà dell'applicazione GeoResc, che è un'applicazione molto importante che può salvare la vita, che serve, e comunque ce ne parlerà lui. Prego, signor Rinaldelli. Buonasera a tutti. Sì, questa nuova applicazione, sono il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, sto gestendo chiaramente 300 volontari in tutta la Toscana, attualmente ci sono diversi interventi in corso perché questo tempo favorisce chiaramente la fruizione della montagna. Scusate. Bene? Sono più abituato all'operatività che ai microfoni. Sì, esatto. Comunque l'applicazione GeoResc è diventata gratuita da quest'anno grazie al CAI e al Soccorso Alpino. È un'applicazione che possiamo mettere sul telefonino, chiaramente ti permette di essere tracciato. È chiaro che ci vogliono i dati sempre, questo dappertutto, perché se no non funziona, però ti permette di essere tracciato, e c'è anche un simbolo sopra di aiuto che premendolo arriva la chiamata a una centrale nostra del Soccorso Alpino che è a Sassari H24, e loro
conoscano subito il punto esatto. C'è stato proprio un intervento l'altro giorno di un ragazzo che ha, sulla Via degli Dèi, che appunto ha premuto il pulsante e siamo andati a recuperare questa persona che si era sentita male. È una cosa molto importante. Siamo arrivati già credo a 100.000 utenti che stanno soffrendo di questa. Ritorno un po' al discorso di prima dei sentieri, spero che le amministrazioni non siano solo parole, perché io giro i sentieri tanto e vedo che sono veramente in delle condizioni brutte, specialmente con le ultime acquate e le ultime eventi che ci sono stati. Per cui spero che vengano puliti, perché la pulitura crea meno problemi a noi che andiamo a recuperare le persone. Perché si sa bene che l'80% degli interventi chiaramente viene da escursioni, cadute, scivolate, sono caviglie, ginocchi, gomiti, se non a volte qualcosa di peggio, anche perché ci sono i fungai in questo momento, ci danno molto da fare purtroppo. E loro, visto come si vestono, a volte è anche difficile trovarli. Per cui mi auguro che tutti voi mettiate sul vostro telefonino quella app. Stiamo mettendo e ci stiamo lavorando già da un paio di mesi dei nuovi cartellini su tutti i pali degli incroci e degli inizi dei sentieri del CAI, con il numero 112, con un numero nostro di informazioni per qualsiasi bisogno, perché a volte riusciamo anche a rimettere sulla buona strada le persone che si perdono solo anche dal telefono. E abbiamo già fatto tutto l'Utratè di Mugello, è già tutto cartellato, stiamo facendo la Via degli Dèi e ora stiamo facendo anche la parte dei cartellini sul Mugello con una M, sono tutti 15-15 cadavi frangenti, c'è un numero e basta chiamare il 112 e dargli quel numero e loro hanno le coordinate del punto esatto dove uno è, per delle informazioni o anche per gli interventi. Questo è quanto, ringrazio tutti. Grazie, 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 mamma, grazie. Chiamo a parlare, ci parlerà un pochino anche della situazione del CAE, il nostro consigliere Italo Benini, a nome del consiglio dell'associazione del CAE Alpino, la sezione di Firenze. Sì, ho sentito ora Rinaldelli, anch'io sono l'affezionatissimo utente di Georesc, che non solo consente di chiamare il soccorso alpino, ma anche individuando la posizione di non perdersi e quindi non chiamarlo nemmeno, che è la cosa forse più importante. Porto i saluti del presidente Luigi Bardelli, che può darsi che riesca a fare un salto più tardi, ma tornava dalla montagna e quindi non c'è la certezza. E quindi dico anche due parole sul gruppo Mugello. Da sempre c'è un gruppo, c'è nel Mugello un gruppo molto attivo nel segnare i sentieri, che è un'attività veramente molto importante. Ora da 4-5 anni circa si è costituito formalmente il gruppo Mugello, che chiaramente mancando di una sede era operativo, ma io credo che con la sede l'operatività ne guadagnerà moltissimo, perché chiaramente la sede per essere veramente operativi sul territorio è molto importante. Quindi tanti, tanti auguri di buon lavoro a tutto il gruppo e a Romano Giacchetti, che ne è il presidente. E... grazie Italo, grazie. A nome del consiglio della sezione del CAI di Firenze. E ora a questo punto non ci rimane che goderci il canto. Dovete pensare che il coro della Bartolella ha avuto anche, è stato nominato a cantare anche in Parlamento, non è una cosa da due soldi, è una questione di un certo livello. Comunque, grazie a tutti voi di essere qui.